È partito da Piazza Alfieri con la deposizione di una corona al monumento della Brigata Maiella da parte delle autorità cittadine, il pomeriggio di celebrazioni per il 76esimo anniversario della liberazione cittadina. Dal quartiere Muraglia le autorità si sono poi spostate al monumento della Resistenza in piazzale Falcone Borsellino. Da qui l'itinerario è poi proseguito verso il centro storico, con la deposizione di corone alla cappella votiva di Sant'Ubaldo in Largo Mamiani e al Sacrario dei Caduti per la Libertà in piazzale Collenuccio. Qui si sono poi tenuti i saluti del presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini, del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, del rappresentante di Assoarma Luigi Caldarola e del vicepresidente dell'ANPI Francesco Del Bianco. Oggi questa commemorazione compie 76 anni e ogni anno, ogni decennio, non smette di essere attuale, perché non può non esserlo in fondo, perché come ogni celebrazione non parla solo con la voce di un mondo lontano e ormai per fortuna finito, ma parla all'anima della civiltà che ascolta, parla a tutti noi. 76 anni fa, il 2 settembre 1944, Pesaro veniva liberata dalle armate nazifasciste. 76 anni fa, quello che doveva essere lo scudo del Reich millenario, la linea gotica, un mostro di acciaio e fuoco lungo 300 chilometri, veniva abbattuto dalla forza e dal coraggio delle armate alleate, appoggiate dalle brigate partigiane. 76 anni fa Pesaro, profondamente ferita e lacerata, tornava a essere libera. Le cerimonie, completamente rivoluzionate a causa dell'emergenza coronavirus, hanno lasciato posto al termine della giornata ad un'iniziativa dedicata alla senatrice a vita Liliana Segre, per la quale è stato realizzato un murales sulla parete dell'Istituto Superiore Benelli. È una bellissima opera di David Vecchiato, che ringraziamo per questo lavoro straordinario, uno degli artisti più importanti in Italia e in Europa, che fa murales, e siamo molto contenti perché questo è il nostro regalo a Liliana Segre. Liliana festeggerà proprio il 10 di settembre 90 anni e siamo i primi a regalarle qualche cosa, e questo è davvero un dono particolare, perché è un grande segno in una scuola, in una delle principali scuole della nostra provincia, il campus scolastico, che è un grande anche viatico per il futuro, perché la dimostrazione è che questa città continuerà a lavorare per la memoria, contro il razzismo, contro l'intolleranza, e contro l'odio, ed è un'opera molto importante perché raffigura Liliana in braccio al padre. È una delle foto più belle che ritraggono Liliana, padre che è sterminato appunto dai nazisti nei campi di concentramento, e lei invece che è riuscita a sopravvivere e che è grande, con lo stesso sorriso, che guarda in qualche modo verso il futuro, e da questa immagine vengono irradiate anche dei fiori, diciamo, delle piante dei fiori, come dire, la vita continua sempre nonostante tutto, nonostante il dramma che l'Olocausto ha rappresentato. E sullo sfondo c'è un tricolore acido, perché non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo una grande responsabilità nelle leggi razziali. Le leggi razziali non le hanno fatte gli altri, le hanno fatte gli italiani insieme ai nazisti, e quindi abbiamo anche una grande responsabilità, un grande senso di colpa che non possiamo rimuovere, ma che possiamo in qualche modo contrastare esclusivamente portando avanti la memoria, i valori della libertà e della giustizia, come sta facendo Liliana e come ha fatto in questi anni con i ragazzi. Quindi davvero una giornata particolare. Noi siamo onorati di avere Liliana Segre nella nostra città. Pesaro è la sua seconda città dopo Milano, e abbiamo già dimostrato che i sindaci saranno la sua scorta per sempre, ma i sindaci e tutte le istituzioni porteranno avanti le sue battaglie per sempre, a iniziare dalle scuole, e quindi questo simbolo ha davvero un'importanza straordinaria. Emozionata, la senatrice Segre ha raccontato di come il murales realizzato in suo onore le abbia portato alla mente una similitudine tra l'opera e il ponte di Genova. E perché stasera mi è venuto in mente il ponte? E mi è venuto in mente subito, quando sono scesa dalla macchina e ho visto da vicino questo murale pensato per me e fatto per me dalla mia carissima Pesaro, perché nel tempo quelli che passeranno di qui dovranno spiritualmente, se saranno preparati a questo incontro,
pensare a un ponte che io ho lasciato nella mia vita e che è il ponte profondamente sentito da me tra il bene e il male. Un male che si attraversa, ma che si attraversa avendo un fine, di essere diversi di quelli che hanno fatto il male e di non essere simile a loro in niente, né nell'odio, né nella vendetta, né nell'orrore, né nella tortura, ma sempre scegliere la vita, che era il contrario di quello che veniva spietatamente destinato ai nemici per essere diversi, o di colore della pelle o di religione. Questo è un murale che è sopra un muro, ma che diventi sempre nel futuro un ponte.